Buonasera a tutti e intanto grazie per essere qua in questo pomeriggio di giugno fiorentino molto caldo. Ovviamente per prima cosa vorrei ringraziare la libreria Libraccio che ci ospita e la casa editrice L'Asino d'Oro che ci hanno invitato qua per presentare due libri che sono usciti un anno fa circa, a pochi mesi di distanza e che hanno tantissimo in comune. E si tratta del senso umano delle cose e il clima in crisi. Sono due libri corali che sono nati dal confronto di molte teste, molti punti di vista, con gruppi di lavoro variegati, che si sono anche un po' in parte intersecati grazie anche agli stimoli e all'iniziativa di Rossana Cecchi. Io sono Camilla Ariani, architetto e urbanista, e qui rivelo un po' la mia partigianeria in questa presentazione perché sono autrice di uno dei saggi del senso umano delle cose e ho visto nascere e seguito lo sviluppo, anche se un po' a distanza, di Clima in Crisi. Però sono qui appunto un po' per moderare un po' questo dibattito e confronto tra questi due libri. Quindi uno si chiederebbe perché siamo qui a presentare questi due libri insieme. Da una parte, perché presentiamo un libro come Il clima in crisi, il caldo che c'è fuori e la siccità del Po rendono evidente l'importanza di questo libro. In senso anche più generale, anche la situazione internazionale, tutto quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni, invece ci portano al senso umano delle cose, ma sono due elementi connessi. Questi due libri sono nati perché sono sembrati necessari per affrontare e per comprendere meglio due crisi radicali. Una, quella climatica, che evidentemente va avanti da molti anni, forse anche decenni. L'altra, la crisi pandemica, che solo apparentemente è stata una crisi improvvisa e non è stata solo una crisi sanitaria. In entrambi i casi emerge come siano crisi generate da fattori complessi e di lunga durata che semplicemente si sono esacerbati negli ultimi anni, in cui le fragilità e le criticità del sistema sono venute a galla in modo ormai non più trascurabile. Clima in crisi è una cavalcata tra storia, scienza, attualità, pensata per i giovani, ma non solo. E il senso umano delle cose, invece, è un mosaico, una ricostruzione sfaccettata di vari aspetti della società contemporanea. In entrambi i casi si tratta di libri che pur parlando di crisi sono libri ottimisti, perché oltre ad evidenziare le criticità, cercano di proporre un punto di vista nuovo, una visione olistica, intersezionale, ampia e profonda della società e delle possibilità della società, in un continuo cambio di scala, cambio di profondità di campo. Per parlare dei rapporti tra individuo e collettività, tra uomo e natura, insomma, un compito non da poco. Non abbiamo avuto la pretesa di dare delle risposte certe e assertive, però abbiamo cercato di proporre, abbiamo noi e gli autori di Clima in Crisi, di proporre un punto di vista nuovo, un cambio di paradigma, una nuova antropologia, per promuovere idee che possano essere anche trasformative, per cercare non un ritorno alla normalità. Perché in tutti questi libri rimane questa idea sottesa, appunto, come lo slogan dei manifestanti cileni del 2019, non ritorneremo alla normalità perché la normalità era un problema. E quindi questa ricerca di un cambiamento radicale è un elemento forte che accomuna questi libri e che ci ha portato poi a presentarli insieme. Quindi i rimandi e i contrappunti che si possono fare tra questi due volumi sono moltissimi. Alcuni sono più immediati e scontati. Il primo saggio del senso umano delle cose parla di rapporto tra uomo e ambiente, di Lorenzo Ciccarese. Altri possono essere più sottili, più alla lontana, ma di sicuro suggestivi, come il rapporto tra il capitolo sui movimenti giovanili dei Fridays for Future nel clima in crisi e il capitolo sulla scuola, e forse anche in parte il capitolo sulla scuola di Alessia Barbagli e Elisabetta Amalfitano, forse anche in parte il mio capitolo sullo spazio pubblico e la città. Quindi noi speriamo che questo continuo cambiamento di profondità di campo, questi spunti emergano anche nel dialogo che adesso andiamo ad iniziare con Tommaso Fattori, attivista, con Arianna Egle Ventre, laureata in antropologia e
in via di, diciamo, specializzazione in giornalismo presso la Fondazione Basso a Roma, e Ugo Tonietti, architetto e professore all'Università di Firenze. Però prima vorrei dare la parola a Francesca Zappacosta, curatrice del Senso Umano delle Cose, che ringrazio moltissimo per l'organizzazione di questa giornata. Grazie, grazie a tutti. Oggi ci sarebbe dovuto essere anche Gianni Fari Pontempi, purtroppo ha detto che posso dirlo al Covid, però sta bene e ci segue, e siccome siamo anche in diretta Facebook, quindi sicuramente qualche riflessione poi ce la farà anche lui in chat e ve la dirò. E, bene, faccio, vabbè, già Camilla ha abbastanza introdotto anche il Senso Umano delle Cose, e come avrete capito sono diversi saggi, quindi diverse voci, e tratta dei vari più svariati argomenti, delle questioni sociali, dall'urbanistica, appunto, come è appunto lei autrice Camilla Ariani, ma appunto questione ambientale, sanitaria, economica, sul nazionalismi e anche sui rapporti umani. E quindi appunto sono voci diverse, e nasce come un libro che è uno strumento di ricerca, per fare confronti come oggi. E quindi oggi penso che usciranno tante cose, specialmente che lo affrontiamo insieme al clima in crisi. E una cosa volevo dire anche per mettere in rapporto i due libri, che il Senso Umano e il clima in crisi sì, hanno in comune il discorso della questione ambientale, ma soprattutto il modo di affrontare la questione, cioè affrontano le questioni da un nuovo punto di vista antropologico e culturale, propongono una ricerca sull'identità umana, su una nuova socialità. Quindi i due volumi non si limitano ad evidenziare le problematiche, ma vanno alla radice della crisi di sistema, mettendo in evidenza un'antropologia della disuguaglianza, se usiamo poi le parole di Luigi Ferraioli, il giurista. E questa antropologia della disuguaglianza ha portato a questi scenari di oggi, quello della guerra. E il Senso Umano, per esempio, nel nostro volume, affrontiamo l'idea del nemico e spiega come questa idea si è insediata nella cultura. Oggi abbiamo una forte ideologia della competizione, dello sfruttamento, della superiorità, alla base dell'ideologia economica neoliberista. Ecco, competizione, sfruttamento e superiorità sono ripresi nei due volumi. E questo concetto di superiorità fa alludere che gli esseri umani sono violenti. Allora penso all'ultimo saggio contenuto nel Senso Umano degli psichiatri, che spiegano come la violenza non sia connaturata nell'essere umano, ma al contrario, l'essere umano ha come fondamento una tendenza al rapporto, alla dialettica interumana. Per questo è necessario in primis una battaglia culturale per ridare il senso umano all'umanità. Solo così si può perseguire un cambiamento trasformativo. Un cambiamento trasformativo che la storia ci racconta essere possibile se letta, compresa e non appiattita e negata. Pensiamo alla conquista di diritti che qualche secolo fa erano impensabili. Quindi esiste un processo inarrestabile di cambiamento, ma deve essere accompagnato da una visione politica culturale affinché questo cambiamento trasformativo avvenga, ma senza quelle battaglie sanguinose. E soprattutto serve una nuova visione che faccia uscire dalla gabbia del pensiero dell'impossibilità e quel pensiero che l'essere umano per sua natura domina un altro essere umano. E per chiudere mi allaccio brevemente al mio saggio sulla questione migratoria, per dire che il tema della migrazione è il terreno per una battaglia più ampia culturale per ripensare il concetto di uguaglianza, che è la chiave per il cambiamento trasformativo. Un'uguaglianza che porti naturalmente ciascun essere umano a entrare in relazione con il diverso senza pregiudizio. Ecco, questo potrebbe portare ad un processo sociale che può far emergere identità personali e collettive, quelle identità che possono permettere di sostenere le dinamiche personali, ma anche le sfide e le crisi a cui le società sono continuamente messe di fronte, insomma. E basta, insomma, vi lascio a voi e vi dibattere.
Ovviamente facciamo sempre un saluto a Gianni che, appunto, come diceva Francesca, avrebbe voluto essere qua e raccontarci anche un po' qualcos'altro sul clima crisi, ma insomma penso che i nostri relatori ci aiuteranno insomma un po' a, anche a mettere un po' in relazione questi due libri. Allora vorrei iniziare un po' con qualche giro di domanda. Tommaso, inizio da te. Intanto ovviamente ti ringrazio per essere qua. Quello che ti volevo chiedere è molto semplicemente, vista anche la tua storia politica e di attivismo, che cosa ti ha colpito in questi due volumi della ricerca di idee e di un metodo di pensiero nuovo? Che domande e che risposte ci hai trovato? Grazie a voi per l'invito e per questa domanda che apre ad un compito piuttosto arduo, perché i due volumi, complessivamente 500 pagine, sono molto belli, interessanti, ma diciamo in particolare Il senso delle cose è in realtà un insieme di saggi che francamente meriterebbe ciascun saggio una presentazione a sé, se volessimo affrontare diciamo i temi che sono dibattuti e che sono molto, molto a mio parere interessanti. Però è vero che un filo c'è e attraversa i due testi, proverò a ripercorrere. Tu dicevi adesso della frase che campeggiava a Santiago del Cile nel 2019, quindi prima della pandemia per la verità, che era appunto tutto andrà bene se non tornerà come prima. Incredibilmente è una frase che è tornata perfetta nella fase successiva, cioè nella fase pandemica, dove sono state svelate le fragilità, le tantissime fragilità del nostro modello. La domanda quindi al fondo, giustamente ricordava Francesca, è possibile una reazione trasformativa? È possibile una, diciamo così, una reinvenzione di se stessi, sempre per citare una espressione utilizzata dai due psichiatri del saggio finale, dove appunto, dire, anche dal punto di vista psicologico, di fronte a un evento negativo ci si reinventa e quindi diventa l'occasione per una rivoluzione, per un cambiamento che è individuale e interiore, ma allo stesso tempo diventa una trasformazione sociale. Ecco, la pandemia, quindi la risposta ovviamente, lo dicevi adesso, lo diceva forse Francesca adesso, il tentativo di uscire dalla gabbia del there is no alternative, cioè un'alternativa c'è, poi naturalmente sta a noi capire se la riusciamo a percorrerla, se riusciamo a organizzarci con strumenti per poterlo fare, ma di questo forse parleremo dopo. Certamente però ha mostrato che noi viviamo in mezzo a sistemi sociali fragili sotto ogni punto di vista, dal punto di vista sanitario, un sistema sanitario che non è stato capace di rispondere alla pandemia, per esempio per la distruzione della sanità territoriale, per un sistema fondamentalmente ospedalocentrico, fragile dal punto di vista ambientale, fragile dal punto di vista economico, dal punto di vista scolastico, dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista psicologico. Quindi le fragilità appunto sono a mio parere ben affrontate nel volume. Quindi le trasformazioni, e questo forse è anche il punto di contatto fra il lavoro che tanti noi hanno fatto nei movimenti nel corso degli anni e quello che il volume dice, sono i tre nodi della trasformazione, cioè la giustizia ambientale da una parte e quindi il tema della trasformazione di un modello che oggi è di predazione distruttiva degli esseri umani rispetto alla natura, il tema della giustizia sociale, quindi la trasformazione di un modello che è di sfruttamento degli esseri umani rispetto agli altri esseri umani o di esclusione, per esempio sul tema delle nuove forme di nazionalismo esclusivista trattate nel testo e quindi di razzismo e quindi di esclusione dei migranti. E naturalmente il terzo elemento, la trasformazione di sé, di cui forse dico qualcosa proprio in ultimo rispetto al tema dell'antropologia, della nuova antropologia. Quindi il testo, fondamentalmente i due testi, hanno in ciascun contributo due dimensioni, cioè una pars destruens e una pars construens. Ora, ripercorrendole proprio molto velocemente per motivi di tempo. Della pars destruens si può dire, certamente fin dai primi saggi dove si ragiona dello spillover, quindi del salto del virus dal mondo animale al mondo, siamo anche noi animali per la verità, diciamo, da una parte del mondo animale agli esseri umani.
Questo giustamente viene spiegato e riargomentato, è anche diciamo dovuto ad una perdita di biodiversità, a una frammentazione degli habitat naturali, quindi a una condizione appunto di impoverimento, di distruzione della natura da modello di produzione e consumo, che è quello che sta producendo anche il cambiamento climatico. Ecco, anche qui ovviamente il collegamento con l'altro testo. Secondo punto, ovviamente viene giustamente mostrato come il modello economico oggi imperante, un modello fondamentalmente si potrebbe dire estrattivo, distruttivo e anche neocoloniale, perché naturalmente c'è un tema di come dire, di sfruttamento di una parte del mondo su un'altra parte del mondo, e di nuovo anche questo è origine per esempio delle migrazioni, buona parte delle migrazioni, o è origine di un cambiamento climatico che a sua volta provoca i profughi climatici. Quindi si diceva, ecco, tutti questi elementi stanno insieme, pandemia, migrazioni, a seguito di, diciamo, di questo versante, diciamo per semplicità, modello economico estrattivo distruttivo. Ma dall'altra parte il volume affronta in due saggi, a mio parere, cose molto interessanti rispetto alle nuove forme del capitalismo digitale, che sta insieme all'altro elemento, cioè la messa al lavoro delle nostre capacità relazionali. Pensate ai social network, sapete bene, cioè è tutto lavoro quello che facciamo quando stiamo su Facebook o su un altro social network, ci scambiamo informazioni che diventano elemento di valorizzazione da parte del, diciamo, del capitale e delle grandi macchine della nuova forma di capitalismo digitale. Ma anche tutto il grande tema, io scusate vado necessariamente un po' per punti, ma velocemente, del controllo dei flussi, perché il capitalismo digitale ovviamente è questo, con il rischio di avere un nuovo panopticon, giustamente in un testo viene sottolineato di Foucaultiana memoria, dove gli strumenti del controllo su ciascuno di noi sono invisibili a noi, ma noi siamo perfettamente trasparenti in tutto ciò che facciamo, compriamo, desideriamo, a chi, diciamo, raccoglie e attraverso algoritmi organizza i big data, quindi i dati che diventano un elemento fondamentale. Poi dirò del lato positivo, ma vorrei prima toccare e finire sui lati negativi. E naturalmente qui il tema è chi possiede le piattaforme. Non mi addentro, però è ovvio, non è più un capitalismo di chi possiede i mezzi di produzione, ma di chi possiede le piattaforme. Banalmente Amazon, Uber, eccetera, non è che inventano nuove merci. Noi attraverso queste piattaforme la domanda e l'offerta si incontrano in maniera diversa, teoricamente più efficiente, questo tra l'altro porterebbe a la diminuzione del tasso di crescita di cui parla giustamente Ventura nel suo saggio, ma è una questione troppo tecnica, quindi su questo non entro. Però diciamo così, quello che avviene ovviamente è questo, cioè una trasformazione su questa dimensione, come su quella, anche l'accenno velocemente ma altrettanto interessante, ne parla Longobardi, il tema del nuovo partenariato pubblico-privato globale, Global Public-Private Partnership. Per chi si è occupato per esempio di beni comuni e servizi pubblici da anni, è un tema interessantissimo. C'è stata una trasformazione, diciamo, dal livello di gestione per esempio dei servizi pubblici locali attraverso partenariati pubblico-privati a una crescita di questa dimensione, al punto che oggi abbiamo fondazioni come la Bill e Melinda Gates Foundation, che è diventata una delle più grandi finanziatrici anche sui temi della salute o dell'ambiente, ma principalmente la salute a livello mondiale, sostituendosi agli stati e quindi sostituendosi al multilateralismo classico, che apre un tema immenso che il libro giustamente tocca, che è quello di una riduzione della democrazia, perché come noi sappiamo non è che questi sono soldi, diciamo, sono soldi non pagati in tasse, permettetemi la semplificazione, ma lo ha detto persino Warren Buffett, insomma, che questo è il tema, quindi sono soldi nostri, quindi fanno beneficenza con i soldi nostri, ma senza che noi abbiamo voce nel capire dove indirizzare questi soldi e questi denari che sono soldi nostri. Quindi c'è il tema di come si salta la democrazia e come si recupera oggi democrazia in un diverso modello. E infine, velocemente,
quale Unione Europea, perché il saggio di Francesca affronta bene questo tema, un'Unione Europea che include o che esclude. Verrebbe da dire oggi, i volumi sono stati chiusi prima, insomma, che si riarma fino ai denti, come sta accadendo in questo momento, o l'Europa del disarmo. E questa è una delle grandi questioni. Giustamente tu dici nel tuo saggio, sostanzialmente abbiamo accettato il ricatto di Orban, il ricatto della Polonia, che stavano bloccando diciamo, l'approvazione del nuovo bilancio europeo, del settennato e lo stanziamento dei fondi della Next EU Generation, sacrificando i diritti umani sostanzialmente, e quindi sacrificando quei principi fondativi della stessa Unione Europea, che in gran parte erano sempre rimasti un po' astratti, ma che in realtà appunto in questo caso vengono sacrificati. E infine scuole e spazi pubblici travolti dalla pandemia, e che invece sarebbero appunto uno dei grandi luoghi di ricostruzione dell'eguaglianza. Tu parli giustamente da una parte di neoliberalizzazione e urbanizzazione, quindi diciamo così le logiche di mercato che oggi danno forma alla città, e qui so che si potrebbe discutere a lungo nelle città cosa sta succedendo a partire da Firenze, gli studentotech che si moltiplicano nel centro invaso da Airbnb, la valorizzazione finanziaria, il tema dell'urbanizzazione e del neoliberismo, cioè la struttura urbana come base di questa nuova finanziarizzazione. Quindi insomma i decisori politici agevolano i profitti e non certo la risposta alle esigenze degli esseri umani, e quindi diciamo così al benessere, a una nuova forma di benessere. Pars Construens, molto velocemente, il libro fa una cosa che raramente purtroppo si fa oggi, cioè cerca di dare delle risposte in positivo su diversi punti, quindi dalla ricostruzione per esempio di un sistema sanitario effettivamente territoriale della prevenzione, pensate al Covid, appunto tutti sono finiti negli ospedali col Covid e sono diventati grandi centri di diffusione dell'infezione perché mancava completamente la medicina territoriale, quindi privatizzazione da una parte della sanità e dall'altra distruzione del tessuto della medicina territoriale. Il tema della conversione ecologica e dell'economia circolare, ben toccato anche nel test nel clima in crisi, nell'altro testo. Anche qui apro e chiudo parentesi, si usa la parola economia circolare per dire cose che non c'entrano nulla spesso con l'economia circolare, fa parte del greenwashing. L'economia circolare non è la rigassificazione per prendere le plastiche degli inceneritori e trasformarle in un carburante da mettere dentro la benzina, riferimento a un progetto Omega, Eni, a Livorno. È avere processi produttivi a imitazione degli ecosistemi naturali, cioè dove, sapete, un ecosistema non esistono scarti, non esistono rifiuti, perché gli scarti di una specie diventano alimento di un'altra specie, quindi la materia circola nel sistema, l'energia che alimenta il sistema è tutta rinnovabile, è tutta dal sole. È possibile farlo, i libri giustamente accennano a questa possibilità, a questa apertura, a questa alternativa che di fatto non viene percorsa, e oggi con la guerra stiamo facendo un salto indietro di 20 anni rispetto ai temi della conversione. Sviluppare gli elementi liberatori contenuti nell'economia circolare e negli sviluppi tecnologici. Anche qui, scusatemi il lancio così un po' nella velocità del tema, secondo me centrale è il tema grande della liberazione dal lavoro, presente fin dai classici, pensate, Marx non parlava solo di liberazione del lavoro, dall'alienazione, ma c'era tutta la grande questione di liberazione dal lavoro, quindi il tempo libero, la diminuzione dell'orario di lavoro, in questo grande incrocio con Keynes e con la citata lettera nei volumi ai pronipoti. E questa è una chiave centrale, tra l'altro giustamente il libro ricorda, era uno dei temi su cui non solo si batte da sempre il movimento dei beni comuni, ma anche Pietro Greco, che è uno degli ispiratori del libro, cioè la conoscenza, l'informazione sono beni non rivali, cioè sono beni che non diminuiscono dall'uso collettivo, anzi in molti casi addirittura si moltiplicano, no? La conoscenza, quindi se io so il teorema di Pitagora e te lo insegno a tutti, il teorema di Pitagora si moltiplica, non viene ridotto, non viene impoverito, a differenza di una giacca che o la metto io o la metti tu. Quindi liberare questa dimensione, toglierla alla valorizzazione del capitale, per così dire, inserirla in una dimensione collaborativa, cooperativa, apre immensi scenari. E infine si diceva ripensare gli spazi pubblici urbani come spazi appunto che
che riducono e correggono potenzialmente le diseguaglianze prodotte dal mercato. Ne parli giustamente nel tuo saggio, dove giustamente dici anche che l'abbiamo sperimentato tutti, la pandemia è diversa, non è che tutti hanno vissuto ugualmente la pandemia, chi vive in una casa enorme e bella o chi vive in due stanze o uno che vive in un monolocale vivono diversamente, e lo spazio pubblico è quella valvola di sfogo, quello spazio di relazione che non è stato organizzato come la scuola, perché questo è un giusto parallelo, non è stato organizzato per il nostro benessere. Nel momento in cui è arrivata la pandemia si è semplicemente cancellato queste dimensioni, non sono ripensate. Tu prendi il tema della ex-adaptation, cioè della possibilità di risignificare e di, come dire, di un adattamento creativo degli spazi preesistenti per ripensare la città, ripensare i luoghi pubblici come la città a 15 minuti o come altri esempi del genere. Molto bello. E infine vado verso la conclusione. Sì, non spoileriamo tutto il libro. Non spoileriamo tutto il libro, hai ragione. Progettazione a società inclusiva e multiculturale. Altro tema, a mio parere, fondamentale che affrontate e che appunto, insomma, la necessità di nuove politiche dell'immigrazione, di politiche diciamo di integrazione a lungo termine sono fondamentali. Ecco, quindi in questa carrellata velocissima però ho provato a prendere gli elementi che colpiscono e che secondo me sono strumenti fondamentali anche per chi oggi cerca di fare attivismo, perché è necessaria una riflessione che mette insieme la teoria e la pratica, e questo è un tema di fondo. E il libro proprio cerca di dire questo, cioè vanno ripensati i fondamenti, vanno ripensate le radici, va ripensato l'idea del benessere, che non è appunto solo soddisfazione dei bisogni ma anche delle esigenze umane, la creatività, appunto gli affetti. E i motivi di fondo, e davvero su questi due chiudo, sono la nuova antropologia per un verso e, scusate di nuovo la brutalità, diciamo l'antilavorismo, appunto quello che accennavo, no? Gli sviluppi tecnologici che potrebbero riuscire a liberarci, almeno in buona parte, dal lavoro. Ecco, quindi la nuova antropologia è proprio questa, un essere umano cooperante, un essere umano aperto all'altro e non escludente rispetto all'altro, che è l'altro in realtà rispetto all'homo economicus, cioè all'uomo della razionalità neoliberista che compete con gli altri, che sapete, secondo anche le definizioni dell'economia, è volto tutto al proprio interesse individuale, alla massimizzazione del proprio bene in contrasto con quello degli altri, quindi il tema del profitto. Ecco, questo è poi alla fine il movimento di fondo dei due volumi, cioè la filosofia che sta alla base, un ripensamento antropologico radicale che consente di uscire non solo da There is no alternative, ma anche di uscire da una forma umana che poi è quella della struttura economica oggi dominante, che è distruttiva dell'ambiente ed è distruttiva delle relazioni fra noi, e apre invece ad una diversa prospettiva e sta nelle mani di tutti provare a costruire. Grazie Tommaso, e insomma grazie anche per questa, diciamo, carrellata sui tanti temi. Ogni volta a risentirli insieme uno si ricorda anche il lavoro fatto e le lunghe riunioni. E, Arianna, invece ora passo a te e ti chiedo una cosa un po' diversa, anche se poi riprendo dei temi sia tra quello che ha detto Francesca che anche alcune delle parole di Tommaso, però volevo partire da un dietro le quinte. Noi ci siamo conosciuti grazie a Olimpia Ariani, a cui avevo parlato di questa presentazione, e che dopo una consultazione con i suoi amici ci ha parlato di te, della tua storia, delle tue esperienze, e che ci interessava insomma andare a sentire, non essere sempre tra vecchioni che... e quindi ecco, ci ha parlato della tua storia, ci ha incuriosito tanto, poi quando ci siamo incontrati per prepararci eravamo ancora più incuriositi. Allora, anche visto appunto come abbiamo parlato della crisi migratoria, quello che ha detto Francesca citando il suo saggio e anche tutti i collegamenti che ha fatto Tommaso, e ripensando ai capitoli del clima in crisi, dove si parla proprio dell'effetto sulle popolazioni, su alcune popolazioni in particolare, dei cambiamenti climatici, quindi appunto
crisi migratoria come espressione tanto della crisi climatica quanto di una crisi sociale e politica di livello internazionale. Allora, visto che tu hai avuto un'esperienza diretta sul campo affrontando questi temi, dal tuo punto di vista anche di giovane donna che si è messa in gioco in questi temi, cosa ci racconti un po' della tua esperienza? Grazie mille a tutti e grazie mille per l'invito. Vabbè, intanto diciamo che la scelta di andare comunque sulla rotta balcanica, che è dove sono stata io sono stata in Serbia e poi in Grecia. E la scelta in realtà è nata soprattutto da un bisogno molto personale, perché uscita da scuola ho avuto un momento di crisi interiore, perché un senso di impotenza molto forte, dovuto a vari motivi, diciamo, ma soprattutto a proprio un senso di solitudine, anche una volta uscita anche dalla comunità del liceo e della collettività della scuola, dove comunque è un luogo sicuro. Quindi è stata una scelta molto di pancia e anche egoistica in qualche modo. E soltanto con il tempo, dato che sono partita nel 2019 la prima volta e poi sono tornata di nuovo nel 2020-21, ho realizzato che in realtà era anche un bisogno dovuto a sfidare proprio questa impotenza, che in realtà non era solo personale o appunto frutto di una crisi solo individuale, ma più collettiva, nel senso che questa impotenza era anche dovuta a un percepirsi come individuo e non come parte anche di una lotta collettiva, di un percorso collettivo anche di cambiamento. La prima volta che sono andata in Serbia sono tornata con un forte senso di impotenza e diciamo che sono anche rimasta molto stupita, perché pensavo, sono stata lì, ho fatto, ho sopportato, perché ho ancora questo senso di impotenza fortissimo? E appunto mi sono resa conto anche molto lentamente che era perché mi stavo percependo come individuo e non come parte appunto di un collettivo. Una volta sul campo, già la prima volta, ma la seconda forse in modo ancora molto più forte, ho avuto un impatto fortissimo con tutte le mie strutture interiorizzate paternalistiche, neocolonialiste in qualche modo e neoliberiste, nel momento in cui comunque io mi aspettavo di andare lì e trovarmi con persone vittime, cioè con vittime, con persone traumatizzate, e pensavo, ok, come posso gestire comunque il trauma, tutto quello che queste persone si portano con sé, ma quello che io non avevo, quello a cui io non avevo assolutamente pensato era l'affetto che io mi sono poi trovata a provare nei confronti delle persone in transito. L'affetto o banalmente anche l'attrazione fisica. Io avevo 20 anni la prima volta che sono andata e le persone in transito, comunque molte delle persone con cui io avevo a che fare avevano 19, 20, 21, 22 anni, quindi era assolutamente normale. Ma prima di partire ero totalmente tanto nell'ottica dell'ok, vado come volontaria e aiuto delle persone vittime
che non, appunto, stavo percependo me stessa che aiuto altri, che è molto paternalistica come cosa, però appunto per decostruire anche tutte queste strutture interiorizzato è stata necessaria la conoscenza dell'altro, quindi anche un po' quello che viene detto di fatto anche nei libri, comunque il conoscere l'altro e il confrontarsi con gli altri come esseri umani per cercare anche un senso umano di quello che ci accomuna può passare solo anche attraverso il confronto, la conoscenza e anche appunto il ripensamento di se stessi in relazione agli altri. E questo è valso rispetto alla mia esperienza nei confronti delle persone in transito, ma vale in generale per tutti i collettivi che si tende anche a vittimizzare, come possono essere le donne, come possono essere i giovani stessi, come viene detto nel libro, comunque sono i giovani vittime di tutte le conseguenze, quindi non capaci di reagire, quindi di nuovo si cade anche in etichette che non aiutano a un ripensamento della collettività intesa in senso tale. Quindi diciamo, penso che i due libri si colleghino molto anche alla mia esperienza, che è stata personale, ma appunto un po' di tutti, nel senso tutti ci troviamo poi di fatto a confrontarci con categorizzazioni, con etichette che ci frenano, che ci fermano anche appunto rispetto a uno spazio di possibilità di un cambiamento collettivo. Non so se ho risposto alla domanda. Grazie molto Arianna, perché sentire poi questo racconto così personale di un'esperienza diretta, spesso è vero si parla un po' per categorie e non si pensa poi alle domande che ci sono dietro. E allora appunto, anche riprendendo dalle parole di Arianna, quando parlavi di quel senso di impotenza e anche un po' di spaesamento e solitudine, che insomma penso che soprattutto in questi ultimi anni forse ci è capitato un po' a tutti qualche volta di ritrovarsi di fronte a questa sensazione, di farsi queste domande. Allora, come si fa a non essere pessimisti adesso? Ti chiedo, Ugo. Nel senso, noi nei libri abbiamo provato a proporre delle idee nuove, a cercare una lettura diversa dei rapporti tra individuo e collettività, appunto, e tra uomo e natura. Abbiamo provato a buttare sul campo qualche idea, a buttare anche un po' il cuore oltre l'ostacolo e ti chiedo, ci siamo riusciti? Puoi dire anche di no. No, ora direi che voi ci siete riusciti, però sono ancora sotto l'effetto micidiale di questa ragazza qui accanto che nulla, che ha spostato completamente i termini un po' così dialettici, consueti, con cui si affrontano le presentazioni, perché te hai buttato te stessa in un discorso che non è più semplicemente concettuale. E questo senso di difficoltà, di distanza, beh, in questo momento te ci hai raccontato, secondo me splendidamente, come l'hai affrontato. Cioè io questo senso di impotenza, ti confesso, ce l'ho nei confronti di tutto quello che succede, ma però insomma sono in dei momenti anche abbastanza pessimista, ma non ho mai raggiunto quello che hai raggiunto te, cioè di dire io mi metto alla prova
fisicamente, concretamente, e mi domando come mai sto male, come mai il mondo non e io non si va insieme. E questa cosa a me mi ha colpito tantissimo, ti confesso. Però cerco di riaccappare in qualche modo un filo di pensiero, se no mi perdo negli affetti, ma poi non so dove possa andare a finire. Parto proprio da questa cosa qui. Io condivido completamente, e qui mi riallaccio alle cose che mi dicevi anche te, che noi, penso tutti, non possiamo non sentire un sentimento di difficoltà, direi quasi di dramma, io direi anche di tragedia. Questa cosa è detta nei libri, ma ogni giorno noi, basta che anche se cerchiamo di scansarli, io faccio così, ma poi inevitabilmente mi imbatto in un telegiornale, mi imbatto in una dichiarazione, alle volte in un articolo. E la domanda che noi ci facciamo è: perché ci sentiamo così incapaci di prendere in mano il nostro destino? Trovo bellissimo il titolo di uno dei due libri, che però è riassunto anche nell'altro, nei contenuti. Quando abbiamo perso il senso umano delle cose? Questa è la cosa che veramente ci manca. Noi ci rendiamo conto che, per quanto possiamo essere corretti, tranquilli, avere anche una vita che non fa stronzate o stupidaggini, che nel modo proprio... Però alla fine non incidiamo per un cazzo, per niente, nell'insieme. Perché accade questa cosa qui? Come si fa a recuperare un senso umano delle cose e a condividerlo? Perché il problema di Arianna è che lei pone la questione di fondo, l'individuo e gli altri. Come si fa ad avere la sensazione che si vive qualcosa insieme? E questo lo perdiamo, questo l'abbiamo perso, questo, o meglio, tutti i giorni magari ci si alza che questa capacità, questa cosa c'è, ma poi si sfilaccia mano a mano che campiamo. Io sinceramente trovo che questi due libri ci dichiarano, ma quello che viviamo ci dichiarano il fatto che noi non stiamo vivendo semplicemente una crisi climatica, non stiamo vivendo semplicemente una crisi pandemica, non stiamo vivendo solo una crisi dell'eguaglianza, una crisi economica e sociale. La sensazione chiarissima è che noi stiamo vivendo una crisi di civiltà. La sensazione è che il modello di stare al mondo nel quale siamo nati e che si è sviluppato sostanzialmente, io lo vado per grosse spanne, ma negli ultimi 2 o 3 mila anni, è un modello che ci sta chiedendo il conto. Noi non siamo più in grado di portare avanti qualcosa che sta così violentemente offendendo una delle condizioni originarie degli esseri umani, che è la socialità. La socialità è forse la chiave più forte di tutti, perché non c'è dubbio che noi questa cosa non riusciamo a svilupparla. Noi non riusciamo a svilupparla come vorremmo e come saremmo chiamati a fare. E questo è un portato di qualcosa che negli ultimi periodi, ma ripeto, è una cosa che parte da molto lontano, questo tradimento di umanità. Noi lo viviamo individualmente, ma non riusciamo a porlo come un problema collettivo. Abbiamo perso l'uguaglianza, e dietro l'uguaglianza, ce l'hai già detto, c'è un mondo, perché c'è il rapporto tra uomini e donne, c'è il rapporto con i diversi, c'è il rapporto con i bianchi e i neri, con i gialli e i rossi. Abbiamo perso la socialità, che forse è la cosa che in questo momento, sentendo parlare Arianna, è quella che mi ha più toccato. Abbiamo perso un discorso originario di avere delle esigenze di rapporto con gli altri. Ma quali sono, perché noi non riusciamo ad affrontare questo problema? Cioè, quali sono gli ostacoli concreti del perché noi non riusciamo a uscire da questa dimensione monadica proprio? Ognuno, poi ci parliamo, ci sorridiamo, ci confortiamo, che pensiamo le stesse cose, ma non riusciamo a fare effettivamente un passo diverso. Ecco, come si vince l'impotenza? Perché io questo senso di impotenza credo che ci attraversi spesso.
Io penso che fondamentalmente c'è una sorta di sottomissione a una cultura dominante che ci sta fregando, ma ci sta fregando potentemente proprio. Ci sta fregando senza far capire alla maggior parte delle persone il peso e la violenza della negazione dell'umano che c'è in questa cultura. Quindi quello che noi dovremo piano piano e su cui dovremo costruire una socialità è proprio una battaglia culturale, un confronto, scontro culturale senza infingimenti, senza sé e senza ma, no, si dice. In realtà un amico diceva, è una lotta senza armi, soltanto rivoluzione del pensiero e della parola, ma non è una cosa semplice. Però io prenderei due o tre caposaldi, vado a stringere perché... Innanzitutto una delle cose su cui ci possiamo interrogare e lavorare insieme è la storia umana. Credo che mediamente non ci domandiamo mai e non condividiamo mai il fatto che la storia umana è una storia lunghissima e che per una stagione lunghissima ha mantenuto il senso umano delle cose. Ne sappiamo pochissimo di questa cosa, perché tutto ciò che ci rimane sono delle incisioni, sono delle pitture, sono dei flauti con cui non si capisce quale melodie suonassero, perché non c'era la scrittura e non c'è arrivato un racconto. Io poi dopo ci voglio tornare su questa cosa perché trovo che sia, come dire, dirompente. Non c'è arrivato un racconto di cosa pensavano e come vivessero i nostri antenati, ma andandoci proprio grezzo, per circa 100.000 anni. Perché poi conoscete il neolitico, l'agricoltura, l'allevamento, insomma si cominciano a cambiare le modalità di stare al mondo e velocissimamente si entra in un territorio che è quello che conosciamo perché abbiamo le scritture. C'è una di queste scritture di cui voglio parlarvi che ci dice delle cose commoventi e formidabili su come eravamo e sul senso umano delle cose che ha caratterizzato i nostri primi passi sul pianeta. Però è chiaro che qualcosa si incasina, qualcosa si inceppa, qualcosa si insudicia, perché comincia una cosa stranissima che non era, ed è documentato, e non è che me lo invento io perché ho un momento di esaltazione perché ho sentito parlare Arianna. Non c'era gerarchia tra le persone, era una società di uguali, era una società in cui, come dire, non c'era quello che poi è la chiave di come è diventato il mondo contemporaneo, rubo una parola che hai detto te, che però mi sembra una chiave, non c'era questo atteggiamento predatorio. L'atteggiamento predatorio che noi vediamo fondamentalmente nel rapporto con la natura, no, è chiaro che... prendere, anche sappiamo che anche i contadini non sono e non erano così scemi, per cui sapevano che nei campi bisognava avere dei giri di coltivazione per non impoverirli, però questo prendere, che è sfruttamento, in realtà è basato su una perdita di umano che è sempre definibile come sfruttamento, che è quello dell'uomo nei confronti dell'uomo, cioè quando l'altro uomo è un mezzo è la fine. Quando l'altro uomo è un mezzo, tu sei diventato uno strano bulimico. Io mi ricordo di una presentazione fatta a Roma, veniva in mente la figura di Tantalo, cioè chi non soddisfa mai e vuole sempre prendere, le società capitaliste, il liberismo eccetera ci raccontano di un Tantalo che non sazia mai la sua fame, perché, questo ce lo dicono gli psicologi, gli psichiatri, e ci deve avere un vuoto pazzesco. Il vuoto pazzesco è avere cancellato gli elementi fondativi della nostra umanità, ma con cui abbiamo convissuto per decine di migliaia di anni. Ripeto, poi ci voglio tornare su questa cosa, perché vi assicuro il racconto di che indirettamente ci è arrivato di quella stagione è strepitoso. Non dobbiamo dimenticare un'ultima cosa: nonostante questa evoluzione, nonostante questa forma, e questa struttura nella quale ci troviamo dentro e che ci rende individui anziché società, in realtà gli esseri umani si sono sempre ribellati.
hanno sempre custodito queste fiammelle di relazione, di socialità, di creatività, e non hanno mai smesso. E noi ci saremmo estinti se non ci fosse nella storia dell'uomo questo aspetto. E gli artisti, i poeti, gli scienziati, i pensatori, non sono quelli che hanno tenuto viva questa cosa. E una cosa mi ha colpito nel libro Il senso umano delle cose, la menzogna sulla pandemia. Cioè tutti noi abbiamo vissuto per, io non so se sono state 2, 3 settimane, 4, quella meravigliosa stagione in cui ci sentivamo parte di una collettività. Si usciva nei balconi, si cantava, io sono uno stonato, ma si cantavano le canzoni della Resistenza o di un cantautore che ci piaceva. In realtà c'era una sensazione di collettivo, c'era una sensazione, non ce l'hanno mica raccontata così. Ci hanno raccontata come se ognuno fosse solo sulla faccia della terra. Quindi in realtà noi dobbiamo in qualche modo trovare gli strumenti per fare una battaglia culturale profondissima e senza, ripeto, senza fare sconti. La battaglia culturale secondo me è la cosa che è la speranza che ci può dare, e se la facciamo tutti insieme recuperiamo una dimensione fondamentale. Grazie Ugo, anche perché con questa, diciamo, carrellata tra, diciamo, i tempi più recenti e i tempi arcaici, credo che hai proprio un po' raccontato quello che poi è l'elemento che lega un po' questi due libri, e non a caso sei tu quello che qualche mese fa aveva buttato là per primo l'idea di fare questa presentazione, di confrontare questi due libri alla presentazione del Clima in Crisi che c'era stata a Roma. E mi piace come poi appunto questa interazione dallo stimolo del racconto di Arianna Egle a questa tua reazione viene fuori come appunto quell'idea che c'è di cercare di produrre un pensiero che sia trasformativo. Quindi sì, è vero, abbiamo molto pessimismo, molto spesso questo senso di impotenza, ma poi appunto, come dice qualcuno, poi gli rimane quella bricioletta di possibilità da cui poi può rinascere poi, diciamo, delle opportunità nuove, no? E, nuovo nella radicalità di andare a cercare qualcosa di diverso. E allora, rispetto a questa ricerca di qualcosa di diverso, di questa una ricerca di idee, di possibilità di trasformazione, di generare cambiamento, torno a te Arianna Egle. E tu ci hai parlato un po' del tuo attivismo, quando appunto di questo tuo metterti in gioco quando sei uscita da scuola e un po' appunto della tua esperienza con una grandissima profondità proprio di un vissuto personale. Ora ti chiedo invece di cambiare un po', sono discorsi complessissimi, sarebbe da parlarne tantissimo. Ti vorrei fare tantissime domande, il tempo non sarà moltissimo, quindi vi chiedo a tutti ora questo giro, insomma, vediamo, però ecco, sentitevi liberi poi di raccontare, però insomma teniamo presente di poi lasciare anche magari la possibilità di qualche domanda, però ecco, allarghiamo lo sguardo e appunto abbiamo parlato dei giovani, abbiamo parlato poi di come poi anche non sia facile poi identificare con delle etichette, ma c'è indubbiamente qualche cosa che sta succedendo adesso in questi ultimi anni nei movimenti giovanili, penso ai Fridays for Future di cui si parla in Clima in Crisi, ma penso anche poi, diciamo, a tanti movimenti e impegno dei giovani. Quindi tu dal tuo punto di vista cosa ci racconti, cosa sta succedendo adesso? Grazie di nuovo per la domanda. Allora, sicuramente è percepibile anche un forte senso di necessità e quindi di prendersi in mano la responsabilità di un cambiamento che coinvolga tutti.
e questo è chiaramente percepibile, forse anche appunto dovuto da un senso di urgenza post pandemico, in particolare, ma già da prima, come abbiamo visto con i Fridays for Future, ed è appunto anche questo senso di necessità che porta poi di fatto anche le persone, in particolare anche i giovani che si trovano a dover pensare al proprio futuro e a quello degli altri intorno a loro, che porta appunto a prendere anche atto della necessità di un cambiamento. Un cambiamento che comunque in un mondo come ora, comunque molto veloce, anche collegato, anche di continuo confronto poi di fatto con l'altro, sia voluto o non voluto, porta di fatto a far sì che questi movimenti abbiano in sé una costruttività che non che comunque va a coinvolgere tutti in modo diverso, ma comunque anche in modo molto simultaneo, che è chiaramente una potenzialità enorme nel momento in cui c'è un confronto continuo con tutti e anche in tutte le parti del mondo, quindi anche rispetto al discorso della vittimizzazione che facevo prima, è molto anche più facile decostruire l'idea di vittima di certe fasce sociali, in quanto possono venire queste stesse coinvolte in un processo di cambiamento collettivo, quindi comunque si va a creare anche un'intersezionalità che fa sì che il politico non sia più solo elitario fa sì che il politico non sia più elitario, ma che tutti anche se ne possano occupare in modo tale che comunque si prenda atto, sì, che si possono decostruire certe categorie, ma che certe categorie di fatto esistono perché costruite socialmente, quindi che è importante anche che quelle fasce che sono state costrette in qualche modo a non partecipare anche ai processi di cambiamento possano emergere in quanto tali per decostruirsi se stesse. Scusate, ho balbettato un po', però spero che si sia capito qualcosa. Grazie, perché appunto profondità di campo diversa, vedere come poi ci sia una ricerca forte di cambiamento
per la mia generazione, insomma, che invece ha vissuto un po' un periodo un po' meno attivo, è bello vedere poi che adesso c'è questo pensiero così profondo. E a proposito di salti generazionali, Tommaso, adesso allora passo a te, perché appunto questo movimento, questo riattivarsi dei movimenti, questo appunto collettivizzazione anche della politica uscita da una lettura più elitaria, mi risuona tanto anche quello che succedeva 20 anni fa nella stagione dei movimenti, e anche alcuni slogan ritornano. Rivedevo l'articolo, l'editoriale che avevi scritto per Left, dove avevi citato un po' le idee che c'erano, e che confesso che in parte anch'io mi ero dimenticata, che già alcune cose sul cambiamento climatico, sulla crisi sistemica in cui è tutto collegato, no? La parola intersezionale è molto moderna, ma in realtà c'era tantissimo questa idea per cui non c'era una distinzione tra diritti civili, diritti sociali, lavoro, ambiente, se non c'era una gerarchia, no? Tra le varie tematiche, ma sono tutte collegate. E allora appunto anche ritornando a questa specularità tra 20 anni fa, tra quello che un po' si è fermato dopo i fatti di Genova, ecco, il 2001, e quello invece che sta ripartendo adesso, che similitudini, che differenza ci sono? Mi piacerebbe vedere un po' il tuo punto di vista, perché appunto secondo me è sempre parte di questo grande lavoro di pensare, di cercare un po' idee nuove e che siano anche trasformative. Bella domanda anche questa. Permettimi soltanto una brevissima digressione iniziale, solo perché per cose che appunto hanno detto ambedue prima. Cioè, la sensazione mia è che, diciamo, vi ricordate il famoso motto della Thatcher, che mi sembra che qualcuno abbia citato da qualche parte, quando diceva: non esiste la società, esistono solo individui, che è stata presa come, diciamo così, una lettura che la Thatcher dava alla società. Io dico sempre che in realtà era un programma politico che in buona parte è stato realizzato, cioè sono stati distrutti i corpi intermedi. Ora, pensiamo anche a che cosa è successo in Italia con la stagione poi rinnovata da Matteo Renzi, cioè sono stati proprio progetti precisi. E i libri partono anche da questo, cioè dalla constatazione di questa distruzione anche degli spazi. Diceva giustamente Arianna, mi ha colpito quella cosa quando diceva inizialmente anche la solitudine si è dispiegata nel momento in cui sono uscita dal luogo collettivo, la scuola. Appunto, non è un caso che la scuola sia stata uno degli obiettivi della distruzione, e l'università pure. Partita già, vi ricordate, il paradigma dell'aziendalizzazione, e quindi con il tentativo di portare dentro questi spazi di studio un paradigma per l'appunto neoliberista che nulla entrava. E mi ha colpito anche un'altra cosa che dicevi, cioè tu hai utilizzato il termine un luogo sicuro, anche questo è bellissimo, perché effettivamente oggi il paradigma della sicurezza, come sappiamo, è utilizzato in tutt'altro senso. Invece quello è il senso proprio, cioè uno spazio di scambio di conoscenza, di relazione, che è anche una relazione affettiva esattamente come quella sulla rotta balcanica, e che appunto ti consente di sviluppare diciamo parti di te, della personalità, di tutti noi. È esattamente un luogo sicuro, non come oggi ci insegnano appunto spazi con le telecamere dove si controlla, cioè è la socialità, è la ricostruzione di queste relazioni interpersonali che dà la sicurezza più profonda in ogni senso, ma comunque la sicurezza non solo individuale, psicologica, ma anche la sicurezza collettiva. Quindi ecco, il tema è che noi siamo un mondo, nella sua diversità e varietà, che sta cercando di costruire esattamente quella socialità, quelle forme di sicurezza, queste forme di relazione, queste forme di affettività, e pensiamo che questo sia un progetto anche politico, cioè questo è estremamente politico, non è un fatto altro rispetto alla politica. E i movimenti, non è un caso, insomma, diciamo, molti di noi in varie forme comunque sono stati interni ai movimenti questi anni, a mio parere sono lo spazio migliore. Poi
diciamo, io vengo anche da un tentativo parzialmente fallito di provare a portare nelle istituzioni quella spinta dei movimenti, ma è molto complesso per una serie di motivi che ora non ho tempo di affrontare, comprese le leggi elettorali come sono costruite, compreso il meccanismo che è fatto apposta per bipolarizzare, per il voto utile, eccetera. Però ecco, il tema della ricostruzione di questi spazi come spazi politici anche all'interno di zone apparentemente non politiche, secondo me è una questione da mettere a fuoco. E arrivo alla tua domanda. Beh, allora, fra allora e oggi ci sono ovviamente molte analogie e ovviamente anche delle differenze, però c'è un filo conduttore, cioè partiamo dall'elemento negativo. Prima del 2001, esattamente come sta accadendo oggi, per esempio, c'era un'enorme frammentazione. La frammentazione è una degli elementi di maggior debolezza per tutti noi nel cambiamento. Frammentazione di tipo tematico e di tipo geografico. Cioè, ad esempio, movimenti che si occupano di un tema, quindi chi si occupa dei diritti dei migranti, chi si occupa dell'accesso al bene comune acqua, e che tendono a lavorare sul proprio pezzo. Quindi prendiamo anche oggi, no, il movimento GKN a Firenze sulle questioni sociali e il movimento per il clima. Questo si amplifica su scala europea, dove tutti siamo tornati negli ultimi anni a chiuderci nella propria dimensione anche geografica, nella propria crisi. La grande forza della spinta di allora fu la capacità di mettere in relazione i differenti pezzi, i differenti movimenti, proprio esattamente con quello che ricordavi tu adesso, Camilla, cioè sul fatto di non pretendere che vi fossero delle gerarchie, cioè e non pretendere che l'un pezzo sia contrapposto all'altro, cioè progredire nei diritti sociali, progredire nei diritti civili non sono questioni in alternativa, anzi sono battaglie che devono essere condotte contemporaneamente perché l'una si rafforza con l'altra e così via, faccio un esempio. Quindi la capacità di uscire dalla frammentazione, di unire questi pezzi è stato l'elemento forza di allora e a mio parere anche l'elemento che oggi si sta ricostruendo, cioè il tentativo con la società della cura in Italia proprio di mettere in relazione diversi pezzi, lo stiamo cercando di fare a livello europeo, anzi è l'occasione per invitare tutte e tutti a novembre, dove stiamo provando a mettere in piedi un incontro nel ventennale per l'appunto del Forum Sociale Europeo, fra tutte le diverse componenti, dai movimenti per l'ambiente ai movimenti per i diritti civili che oggi sono attive in Italia e in Europa, quindi dai Fridays for Future, ecco, a GKN, tanto per semplificare. E però ecco, è ovvio che chiudo su questo, ovvio che cambia il contesto, il mondo del 2022 non è il mondo del 2002, oggi come sapete siamo anche dal punto di vista, diciamo, generale in una forma di mutamento, cioè si dice, si parla, si scrive molto addirittura di deglobalizzazione, di rottura delle catene del valore su scala mondiale, di rilocalizzazione delle catene, cioè è un, come dire, siamo in una fase oggettivamente in parte diversa, ma non credo che i nostri progetti di mutamento e di trasformazione siano diversi, sono quelli che abbiamo discusso stasera, cioè i grandi punti, le grandi questioni nelle varie forme sono quelle che hanno attraversato il dibattito di oggi. E quindi, e questo è vero, cioè ci sono addirittura gli slogan che te citavi, una cosa che a me piace ricordare, ma semplicemente perché rende l'idea del fatto che quando come primi movimenti Clima Forum, cioè i primi movimenti per la giustizia climatica, abbiamo iniziato a ritrovarci nel 2009 alla COP 15 di Copenaghen, poi alla COP 16 di Cancun come forum alternativo, avevamo come slogan System change, not climate change, cioè cambiamo il sistema, non cambiamo il clima, o there is not planet B, no, non c'è un pianeta B, un gioco di parole, non c'è un piano B, non c'è un pianeta B, che sono slogan giustamente infatti citati anche nel Clima in crisi, nel libro, che sono oggi slogan dei Fridays for Future. Questo significa che questo tipo di lotta, questo tipo di dimensione c'è stato, e significa anche un'altra cosa, attenzione, e davvero su questo chiudo, i movimenti sono carsici, chiaramente vivono stagioni differenti, ma questa idea di ribellione, la citavi tu adesso, c'è e continua ad esserci.
si cerca in ogni modo di non farla vedere, o si cerca in ogni modo, no? E qui ci sarebbe a far aprire una parentesi, che per fortuna avete toccato il libro, se no parlavate davvero di tutto, che è il tema del sistema mediatico e della, di come sarebbe necessario anche lì, diciamo, intervenire. Ma però ecco, questi movimenti di ribellione, diciamo, esistono, attraversano i tempi, hanno degli elementi che per fortuna in varia forma si trasmettono dall'uno all'altro, e si tende spesso nel racconto comune a sminuirli, a ridurli. Mi ha colpito molto nel ventennale di Genova 2001 e volendo oggi il ventennale del primo Forum Sociale Europeo del 2002, la narrazione prevalente è stata quella, un 68 durato 2 ore, no? Le persone sono scese in piazza quei 2 giorni a Genova, poi il movimento è stato represso, e quello è verissimo, purtroppo è stato represso, e poi tutti sono tornati a casa. In realtà questo non è così, perché proprio da Genova si è innescato un processo, chi molti, no, penso ne abbiano fatti parte, che ha portato a costruire social forum in tutte le città, che ha portato a costruire la prima mobilitazione globale, quella contro la guerra nell'Iraq del 2003, che fu proprio convocata da Firenze a pochi passi da qua, ed è stata manifestazione, vi ricordate, il New York Times disse è nata la seconda potenza mondiale, 100 milioni in piazza in tutto il pianeta, ha portato a costruire il forum dell'acqua, che poi ha generato i referendum vittoriosi del 2011 e poi traditi, ma che anche lì è stato un grande movimento dal basso di partecipazione, cioè di politica in senso alto, no? Di politica semplicemente demandata e delegata, dove effettivamente siamo riusciti a incidere, a portare in un'agenda che parlava solo di privatizzazione del tema dei beni comuni. Quindi in realtà le stagioni di movimento, come dire, si alternano, ma quell'elemento di ribellione esiste, quell'elemento di ribellione dobbiamo cercare in tutti i modi, no? Come dire, di contribuire a costruirlo, di parlarne, di farne parte, anche attraverso le diverse generazioni, perché i movimenti poi in molti casi sono per fortuna plurigenerazionali o transgenerazionali, e a cercare di unirci superando la frammentazione. Questa è davvero l'ultima cosa che dico, quindi l'impegno penso debba essere anche di ciascuno nella parte che fa, per costruire convergenze, per costruire connessioni, per capire che in realtà siamo tutti pezzi di un mosaico, e come in un certo modo l'analogia con il libro Il senso umano delle cose mostra, perché anche questo è un mosaico che mostra i diversi elementi di una alternativa, ecco, nei movimenti c'è quella stessa diversità che deve essere capace di confluire. Ecco, io penso che se lavoriamo a questo tipo di convergenza, a questo tipo di relazione, riusciremo anche a cambiare le cose, a cambiare il mondo, perché un'alternativa c'è, e come se c'è. Ora, in questo viaggio nel tempo, a ritroso nel tempo, la cosa più naturale sarebbe chiederti, Ugo, di dire andiamo altri 20 anni indietro. 30. Volevo essere. Andiamo qualche altro anno indietro e parliamo dei tuoi movimenti, dei movimenti giovanili, però sarebbe troppo scontato, non ci piace. E tra l'altro poi mi hai molto incuriosito con il tuo intervento di prima, raccontando appunto questo pezzetto che è rimasto in qualche modo nella cultura, che può essere quella briciola che scardina il sistema poi invece che ci imbriglia adesso. E mi veniva anche in mente il finale della Storia Infinita, che rimane l'ultimo pezzettino di fantasia e da lì si può ricostruire. E allora ti chiedo, visto che parlavi di andare a fare una ricerca radicale, di andare un po' di più indietro nel tempo, quindi cerchiamo delle idee un po' più indietro, dove e quando possiamo andare per trovare delle idee che ora ci permettano di scardinare questo sistema? Sì, grazie, mi sembra una domanda fighissima, non so se sarò all'altezza, ma prendo la palla al balzo, anche perché parlare della stagione dei movimenti di cui ho fatto parte io, noi eravamo una generazione perduta. Però non ci siamo persi tutti, perché qualcuno ha avuto degli incontri molto carini e si è ripreso, come dire, e ha tratto delle prospettive nuove. No, rispondo alla tua domanda.
E tra l'altro siamo in una libreria, quindi ora, come dire, mi dispiace, spero di essere, di non fare un salto troppo gigantesco dal punto di vista dei contenuti, ma voglio, come dire, richiamare all'attenzione quello che è scritto nel primo poema dell'umanità. Devo dire, rubo questa cosa, sono un ladro proprio schifoso, rubo quest'idea a un'amica archeologa carissima che ho sentito parlare a Roma ai dialoghi dell'Asino d'Oro una settimana fa, e quindi proprio devo questo stimolo e l'idea a lei, ma trovo che sia formidabile, fondamentale ricordare questa cosa. Cioè, voi sapete, ora c'è stato a un certo punto, dopo che nella fase neolitica, per capirsi, che è quella che va da 12.000 anni fa fino a circa 5.000 anni fa, la rivoluzione, la cosiddetta rivoluzione neolitica, ma siamo ancora in un mondo in cui, insomma, si viveva così, nel senso che non ci raccontavano, non hanno avuto il modo di trasmetterci tante informazioni. Queste informazioni invece ci vengono, pensate un po', dai Sumeri, che si inventano per primi la scrittura cuneiforme. C'è la scrittura, cioè quella cosa in cui, prendendo una tavoletta d'argilla e facendoci dei segnetti con un chiodo, ti cominci a dire quello che ti viene in mente, quello che vuoi raccontare. E il primo poema dell'umanità, periodo sumero, siamo insomma alla fine del quarto millennio avanti Cristo, e la storia del grande eroe Gilgamesh parla di una cosa formidabile. E perché penso che sia necessario che noi la richiamiamo? Innanzitutto perché è il primo racconto dell'umanità, cioè non è che viene dopo. Noi si comincia a raccontare l'epopea di Gilgamesh. E Gilgamesh, che è, diciamo, siamo nel mondo mesopotamico per capirsi, siamo in quell'ambiente che si chiama Mezzaluna Fertile, che in realtà sta tra il Golfo Persico, la Mesopotamia e il Mar Rosso. Lì comincia tutto in quel mondo. Comincia tutto nel senso che c'è lo scatto pazzesco con la scrittura verso una socializzazione micidiale, verso uno scambio, un'intersezione, un'apertura, un incasinamento generale, cioè tutte le cose si accelerano. Un esempio che è improprio, tra virgolette, prendetemi con le molle, ma se noi cerchiamo una Silicon Valley degli inizi della civilizzazione, è lì. Lì accade tutto, si comincia a scrivere, si fanno le prime città, si costruiscono i primi monumenti, si fanno, pensate, le prime biblioteche. Queste hanno iniziato con il cuneiforme e Assurbanipal poco dopo si pone il problema che nulla deve andare perduto. Qui c'è la Francesca Iannacola, la nostra maestra di cose. C'è la biblioteca di Ninive, cioè questo è il primo inizio di raccolta. Cambia tutto rispetto a una stagione lunghissima, ripeto, che è altrettanto civile, solo che non sa raccontarlo se non in questo modo magnifico, misterioso, poetico, che sono i colori, le incisioni, le statue e queste cose qui, che ci dicono qualcosa, ma ci lasciano, come dire, con un sapore interrotto, perché non sappiamo poi, ma quando la sera si riuniva intorno al fuoco, cosa faceva? Sapete chi ce lo racconta tutto questo? Ce lo racconta il poema di Gilgamesh. Perché? È vero che è scritto in periodo sumero, è vero che prende tra l'altro nella scrittura un periodo lunghissimo, perché poi arriva fino agli assiro-babilonesi, che sono sempre lì in Mesopotamia, ma che cosa racconta questa popolazione che è già diventata matura, che appunto sa già scrivere, che sa già raccogliere le informazioni, si inventano i mestieri, cioè il mondo comincia ad avere un'accelerazione pazzesca, raccontano le cose di prima. Nel poema di Gilgamesh si parla di come, di quali erano i valori, qual era il sentimento dell'umano che c'era nel periodo precedente. E il periodo precedente è tutto ciò che per noi è un mistero. Sono queste le cose che ci sono nel poema di Gilgamesh. Cioè, in pratica, la cosa che secondo me è carina, che noi ci andiamo a scavare, qual era il senso umano delle cose agli inizi del racconto che gli esseri umani hanno cominciato a fare. E qui, ripeto, seguo l'indicazione di Gaia,
Pensate, ve le dico in maniera proprio grezza. Il libro parla della storia di un eroe, Gilgamesh, e di un suo amico un po' selvatico che si chiama Enkidu. È un'amicizia fortissima, ed è un'amicizia, pensate, che non finisce con il fratricidio. Cioè, la prima cosa che viene subito in mente è che tutte le nostre mitologie, Romolo e Remo, Caino e Abele, eccetera, sono storie di fratelli che necessariamente si ammazzano. Cioè, la nostra, quella che poi arriva alla Thatcher, per capirsi, comincia in questo modo. Comincia in questo modo. Ma invece Gilgamesh no. Sono due, di cui uno è un po' selvatico e uno è un pochino più, come dire, più presentabile, perché è l'eroe. E in realtà è la storia di un'amicizia che in realtà è saldissima. Di cosa altro ci parla Gilgamesh? Ci parla del fatto che quello più selvatico, che in realtà ha un problema, ed è il problema che l'umanità ha avuto e che in realtà ce l'ha tuttora, ma che loro lo stanno risolvendo agli inizi di tutto, ed è il problema: cosa ci distingue dall'animale animale? Siamo animali anche noi, ma allora abbiamo un problema: perché siamo diversi dalla pecora, dal leone, dal colibrì? Ed è una cosa pazzesca, se ci pensate, perché è una domanda che in realtà ha bisogno, si capisce che su questa domanda ci si butta il senso delle cose. E come si risponde a questa domanda nel poema? Enkidu diventa completamente uomo nel rapporto con la bellissima Sammat. È il rapporto con una donna che dopo 7 giorni, notate la cosa, 7 giorni sono quelli della Genesi, qui sono 7 giorni, perdonate, di un rapporto sessuale tra un Enkidu un pochino malconcio, un pochino animalesco, c'ha ancora un po' di peli troppi, e questa meravigliosa ragazza, dopo 7 giorni lui diventa un essere umano completo. Voi la metterete leggera, ma non è leggera per niente, perché il rapporto con una donna permette all'uomo di diventare pienamente uomo. Io vi voglio leggere cosa dice proprio esattamente. Perché è veramente toccante. Perdonami, sono incasinatissimo. Sammat, dopo questi 7 giorni, che sono i 7 giorni della Genesi per altri versi, ma questa è la Genesi nostra, dell'umano, ora sei un uomo buono, vero, Enkidu? Sei come un dio. Perché vuoi correre nella steppa con gli animali? Vieni, ti condurrò nella città di Uruk. Qui ora è il Sumero che parla, che sa di aver fatto le città, ma in realtà racconta di un periodo in cui ancora le città non c'erano. E dopo aver amato Shamat, Enkidu, virgolette, questo lo dicono i caratteri cuneiformi, sentiva battere il proprio cuore, lo accarezzava, sapeva che era il suo. E gli animali lo ripudiarono senza più riconoscerlo. Cioè, sapeva che era il suo, lui ha trovato se stesso, ha trovato la sua identità nel rapporto con una donna. E pensate la terza cosa che deduciamo, perché qui sono 2500 anni di incubo che vengono demoliti, ma molto in anticipo. Pensate, si risponde a che cosa, a, come dire, a come l'uomo esce dal mondo puramente animale per diventare umano, che questa uscita è attraverso il rapporto con una donna, che la sessualità non è un crimine, la sessualità non è una cosa da evitare, ma può essere una cosa che fa nascere, rinascere le persone. Non è l'unico punto pazzesco di cui si occupa il poema, perché dovete sapere che a un certo punto in una delle tavolette, la tavoletta nona, Gilgamesh, piangente, si accorge che il suo amico Enkidu deve morire e si pone il problema drammatico:
della morte, di che cos'è la morte, e ne escono in questo poema con il riconoscimento che la morte è inevitabile. C'è la nascita, c'è anche la morte, ma il fatto che ci sia la morte non impedisce all'uomo di vivere dignitosamente e carinamente. Capisce di essere mortale, ma pensate cosa dice il poema. Balla e canta giorno e notte, che le tue vesti siano sempre pulite. È Gilgamesh che sta parlando. Lava la tua testa, guarda teneramente il bambino che ti tiene la mano, e che la tua sposa non cessi di gioire sul tuo petto. Questo è il destino dell'umanità. Si sa di dover morire, ma si sa che la vita va spesa bene. Non c'è questa predazione, non c'è, e soprattutto non c'è, anche perché si sta parlando di un mondo in cui si è nomadi. Non a caso Gilgamesh, le prime due persone che incontra sono un pastore e un allevatore, che sono i cacciatori e raccoglitori dei 100.000 anni che precedono poi la civilizzazione con la scrittura. Se ne deduce una necessità di essere leggeri. Questo aiuta moltissimo per l'attualità. Non pensare alle ricchezze, cerca la vita, non occuparti delle cose, ma concentrati sulla vita. Pensate come invece il tema della morte ha attraversato gli ultimi 2500 anni. Pensate come il tema della morte è entrato attraverso le religioni, come ricatto pesantissimo, perché c'è un al di là, e se non ti comporti in un modo l'al di là sarà in quell'altro modo. Questa vita alla fine si può soffrire e si può, come dire, lavorare per la Thatcher, perché tanto poi si vive meglio dopo. Insomma, ma pensate al discorso heideggeriano, il vivere per la morte, perché dentro di noi c'è il vuoto. Cioè, non ha finito la filosofia fino a ieri notte di interrogarsi su dei temi che sono affrontati in un modo umano 3.000 anni prima di Cristo. Quindi quest'umanità che ci viene raccontata è un'umanità, come dire, che in realtà, questa è una domanda allucinante, cioè tutte le civilizzazioni successive in realtà hanno saccheggiato dai Sumeri, hanno saccheggiato dagli Assiro-Babilonesi. Pensate che lì c'erano veramente, cioè, il mondo era una cosa paurosa, non solo la biblioteca che vi dicevo prima, cioè Babilonia era grande due volte Atene ai tempi di Temistocle, cioè era un mondo in subbuglio, hanno tutti saccheggiato, ma poi questa cosa è stata rimossa, addirittura è stata, come dire, giudicata sconveniente, perché poi tutta la storia ci viene raccontata come se l'apice della storia vecchia fosse culminata con la Grecia e Roma. La Grecia e Roma è un altro mondo. Ci sono già i monoteismi, c'è quest'idea dell'animale dentro di noi o del vuoto dentro di noi, cioè noi siamo figli di una storia che ha cancellato, non ti preoccupare, che ha cancellato questa origine. Io credo che noi questa origine dobbiamo rivendicarla, perché se c'è un prima è come il ragazzino che si perde nell'adolescenza, ma se sa di essere stato bene quando era piccolo, e cazzo, questa cosa si riacchiappa. Noi siamo stati in un altro modo quando eravamo in una situazione più lunghissima, peraltro. Ma c'è da essere pessimisti perché ce lo siamo persi? Io direi proprio di no. Voglio riacchiappare quel filo che dicevamo prima. In realtà, in tante enclave, noi abbiamo mantenuto vivo questo fuoco dell'umano, che sono le enclave, alcune sono tuttora vive, purtroppo non le considera nessuno, ma sono alcune, come dire, tribù dell'Amazzonia, sono, come dire, molti nativi massacrati dal nostro colonialismo, ma che mantengono alcune abitudini. E nella storia queste cose sono comparse centinaia e migliaia di volte. Ci saremmo estinti, io sono convinto, se la storia fosse quella della Thatcher. Non c'è dubbio, cioè, ma andate a quel paese, cioè, che ci stiamo a fare sul pianeta? E invece no, io sto pensando ora solo all'Ottocento, ora, quando, perché l'Ottocento? Perché è il momento in cui George Smith ha scoperto, ha saputo interpretare i caratteri cuneiformi. L'Ottocento ci mostra degli eroi, dei personaggi che si sono ribellati.
mi viene in mente il Marx, che comincia nel 1837 con la lettera al padre, ma poi arriva con i manoscritti del 44. Mi viene in mente Darwin, 1859, l'origine della specie. È un'altra botta pazzesca a una cultura. Queste sono le battaglie che noi dobbiamo fare. C'è una demolizione di un pensiero cattivo, nazista, sugli esseri umani. E poi, naturalmente, volendo, ho detto di Smith, in cui i caratteri cuneiformi, siamo un pochino dopo, 1878 mi sembra, volendo poi abbiamo Nietzsche, ma in realtà noi queste cose con la fine dell'Ottocento, le avanguardie artistiche, i poeti, cioè queste cose noi le abbiamo sempre, ci hanno sempre accompagnato, e che non contano quasi niente, ma contano e noi dobbiamo sostenere la verità che sta dentro queste affermazioni di senso umano. Io ora stavo pensando alle cose che venivano dette su questi movimenti, sulle esperienze di queste giovanissime antropologhe che hanno, come dire, sfidato il mondo per andare a cercare la verità. Cioè, no, noi non siamo, tuttora noi siamo circondati da cose a cui possiamo attaccarci in maniera fortissima. Ci abbiamo la teoria della nascita, che rovescia proprio e demolisce delle credenze. Ci abbiamo la riscoperta di come eravamo. Io credo che se recuperiamo quei livelli di socialità a cui ci importava Arianna prima, cioè io sono d'accordissimo con questa cosa del, cioè, uscire dalla scuola vuol dire uscire da un contesto meraviglioso alla fine, perché sappiamo che è conflittuale, incasinato, tutto quello che volete, ma è il contesto reale in cui le persone vivono e si scambiano delle cose. Questo è il fondamento di qualunque movimento noi dobbiamo mettere in piedi, ed è il fondamento che questi libri, secondo me, ci richiamano potentemente proprio, il senso umano delle cose. Allora, grazie mille Ugo anche per questa cavalcata, per questa cavalcata che va appunto da Gilgamesh fino alla teoria della nascita, e mi piace molto, quindi, anche visto che è un po' la storia che sta poi dietro anche a perché ci siamo ritrovati insieme a scrivere questi libri. E volevo chiedere, noi avremmo finito, volevo chiedere se ci sono domande, ma avendo sentito che la libreria chiude fra poco, se c'è qualche domanda velocissima, se no ci sarebbero tantissimi temi da di nuovo rimettere in collegamento. I rimandi e i rimbalzi da un intervento all'altro sono stati moltissimi, quindi sarebbe da rincontrarci per continuare a parlarne di nuovo, però non so se ci sono, non so se voi volete dire un'ultima cosa o se c'è qualche brevissima domanda o intervento. Non so se voi volete un ultimo. Siamo intimiditi dall'annuncio. Sì, l'annuncio devo dire che ha intimidito la sala. Non aiuta il dibattito. Spero che ci sia modo presto di continuare questi discorsi, di mettere insieme questi libri, di scriverne altri, di raccontarci ancora storie con nuovi argomenti, nuovi capitoli e nuovi punti di vista, perché almeno io personalmente sono sempre alla ricerca di nuovi punti di vista che mi cambiano ulteriormente la prospettiva. Per cui, di nuovo, l'ultima chiamata, se non c'è nessuno che vuole dire qualcosa, chiudo ringraziando la casa editrice, in particolare Valentina Pasquazzi, per averci permesso di ritrovarci per questi libri, la libreria che ci ospita e in particolare Roberta che ha aiutato nell'organizzazione, e Francesca Zappacosta appunto per l'organizzazione di oggi e come curatrice del libro Il senso umano delle cose.
E ringrazio te per ringraziare tutti gli autori dei saggi del senso umano delle cose, che sono troppi e me ne dimenticherei qualcuno, e quindi li ringrazio cumulativamente: Gianni Ferri Bontempi, Simon Pietro Canese e Ugo Carlotto, autori del Clima in crisi. Ringrazio Alessandro Leonelli per le riprese e per la diretta, e ovviamente ringrazio Tommaso Fattori, Arianna Egleventre e Ugo Tonietti per le bellissime parole e gli stimoli di oggi, e ovviamente ringrazio tutti voi per essere stati qua con noi.